Allora, il prossimo pezzo che faremo è Balliamo sul mondo. Però, siccome ne facciamo una versione un po' particolare, devo spiegarvi perché arriva quella versione lì. Allora, nella realtà so che il 98,2% di voi lo sa già, perché è andato a vedere su YouTube questa storia. Lo racconto allo 0,8%, perché sono anche per le minoranze, che è presente qua dentro e che non sa di questa storia. Il 98,2% è pregato di sorridere fintamente e fare finta di divertirsi comunque. Sono gradite anche risate finte in questo caso, piuttosto che un silenzio imbarazzato, va bene? Grazie tanto. Allora, Sanremo, come sapete, c'è stato poco tempo fa, e io personalmente non ho niente contro Sanremo, nel senso che comunque è una tradizione anche nostra, poi di lì ci sono passati grandissimi, diciamo, c'è stato Modugno, c'è stato Battisti, ci sono stati anche alcuni grandissimi in gara, tipo Louis Armstrong, Wilson Pickett, insomma. E comunque, soprattutto in questo momento, mi sembra che Sanremo sia necessario per tutti quelli che non hanno altre chance per farsi conoscere. Sono pochissime le chance per farsi conoscere facendo musica in Italia in questo momento. E in questo momento, per l'appunto, c'è Sanremo o qualche reality show. Certo, sarebbe, diciamo, un po' più utile se durante quella settimana si parlasse un po' più di musica e un po' meno del culo delle presentatrici, però è un po' nel gioco delle parti. Fatto sta che personalmente, ma per come sono fatto io, insomma, che insomma, io amo fare musica in maniera rilassata, sono contento di averlo evitato, nel senso che credo che quando sei lì, specialmente se sei in gara, c'è un fatto di tensione, di competizione, di gara, di pressione mediatica, insomma. Per cui, insomma, è andata bene che per l'appunto 20 anni fa circa è uscita la mia prima canzone, e già quella ha sistemato tante cose, nel senso che ci ha aperto un varco enorme a me, a chi suonava con me, a chi lavorava con me. Eravamo increduli del fatto che riuscissimo addirittura a fare un tour fuori dalla provincia, non riuscivamo a rendercene conto. Fatto sta che passano alcuni mesi e arriva la telefonata di un discografico che per l'appunto dice: senti, dovremmo andare a Sanremo. E io gli faccio: andate. No, fa lui: aspetta, non hai capito, mi fa. E mentre si fa il festival vero e proprio all'Ariston, in una tenda fuori da Sanremo si svolge Sanremo Rock, noi dovremmo andare lì, e guarda, comunque se vieni approfittiamo per festeggiare, tanto sai che le cose sono andate bene. Ho detto: beh, guarda, se si tratta di suonare in una tenda e di festeggiare, veniamo volentieri. Allora io e Clandestino, che era la mia band di allora, per non sapere, grazie, riferirò per non sapere né leggere né scrivere, ci siamo portati un pochino avanti con i festeggiamenti, per cui siamo arrivati là già festeggiati, diciamo così. Ed è per questo motivo che non ricordo francamente molto bene come è stata la nostra esibizione in quel caso. Però anche in quel caso testimoni mi dicono che il presentatore ci ha presentato come ci presentavano la maggior parte degli speaker per radio all'epoca, quando dicevano per l'appunto: e adesso con Ballando sul mondo, io sarò un po' pugnolino, però il pezzo si chiama Balliamo, insomma, se leggi il titolo mi fai un piacere. E per l'appunto con Ballando sul mondo i Ligabue, nel senso che nei primi tempi erano tutti convinti che fossimo una famiglia, insomma, volevano fare anche una serie televisiva, gli Adams, gli Osborne e i Ligabue. Comunque fatto sta che per l'appunto succede che anche in quel caso lo speaker ci annuncia come i Ligabue con Ballando sul mondo. Scendo dal palco alla fine dell'esibizione e giù trovo il discografico che mi aveva chiamato con un sorriso a un numero imprecisato di denti e dice: adesso però ti dico che veramente c'è un motivo per festeggiare, ed è il fatto che comunque il tuo disco è diventato disco d'oro. E io ho detto: è passato un alchimista? Chi è che ha fatto sto miracolo? Fa: no, aspetta, ti spiego. Disco d'oro è quando un tuo disco vende tot di copie. Allora dico: beh, figata, a questo punto davvero andiamo a festeggiare. Fa: sì sì, ho prenotato un ristorante in centro a Sanremo, andiamo lì, pesce, vino bianco, eccetera. Allora, se eravamo già festeggiati un po' prima, è chiaro che per me diventa sempre più difficile mettere a fuoco quello che ho visto dal ristorante.
però quello che mi sembra di ricordare combacia con la versione di un testimone che in realtà non era festeggiato e quindi doveva essere abbastanza lucido da ricordarci questa cosa con una certa precisione. Allora, io ero seduto al tavolo e alla mia destra c'era la porta d'ingresso del ristorante, che era in vetro, per cui attraverso quella io potevo vedere la strada. Oltre alla strada c'era un'aiuola rialzata, sull'aiuola c'era il corpo immobile a pancia in su di una persona che però non era morto perché si vedeva ancora la respirazione. Era uno dei clandestini e se ne stava lì fermissimo mentre stava piovendo. Alla mia sinistra potevo vedere il bagno, aveva la porta aperta, era aperta anche la porta interna del bagno, per cui io potevo scorgere un altro dei clandestini seduto sulla tazza, calzoni alle caviglie, stava piangendo di felicità. Mentre vedo questo, vedo ogni tanto sfrecciare davanti a me un oggetto non identificato, non poteva essere un UFO perché eravamo all'interno di un ristorante, e pian pianino ho messo a fuoco il fatto che questo oggetto non identificato era un altro dei clandestini, pancia giù su un carrello porta vivande, facendo il rumore dell'aeroplano, stava facendo la gara con un altro oggetto non identificato, che era un giornalista, poi anche lui sul carrello porta vivande, facevano la gara su chi andava a sbattere più forte contro i clienti del ristorante che si lamentavano del nostro comportamento. Il quarto e ultimo dei clandestini, quasi morto, se ne stava immobile con la testa sulla mia spalla succhiando il pollice. A un certo punto si materializza una figura indefinita, non sapevamo chi fosse, però in quel momento poteva essere chiunque per noi ovviamente, e viene lì e dice: adesso tutti a Nabila. A noi chiunque poteva dirci qualsiasi cosa che l'avremmo fatta in quel momento, perché eravamo totalmente incapaci di intendere, di volere. Quindi ci siamo trovati in macchina con questo sconosciuto, lui per noi 5 fa 6, il che vuol dire che uno di noi era nel bagagliaio che era aperto e vi ricordo che stava piovendo. Arriviamo al Nabila e non appena metto dentro piede sento dagli speaker dell'impianto il DJ urlare: ed eccoli, sono arrivati i Ligabue! E figuratevi se adesso non ci vorranno suonare la loro popolarissima Ballando sul Mondo. Allora, noi eravamo sì capaci di intendere, di volere, ma in quel momento l'abbiamo capito che se andavamo via, visto che ormai la trappolina ce l'avevano fatta, facevamo un po' la figura degli stronzi. Quindi, per come eravamo conciati, raggiungiamo il palco più o meno a gattoni, prendiamo gli strumenti in braccio e cominciamo a suonare Balliamo sul Mondo. Allora, ovviamente, se non ricordo com'era andata la versione di 2 ore prima, figuratevi se ho qualche vaga reminiscenza di come è andata questa. Però anche lì ho dei testimoni che giurano sulla propria lucidità e dicono che la velocità con cui noi abbiamo eseguito Balliamo sul Mondo era più o meno questa.
chiudi gli occhi e tieni il tempo, sarà quasi fatta, dai. C'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo casomai. Non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato finché